Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo e soprattutto visto dalla copertina, in questo video vedremo le parti inedite della 50 Euro Challenge. Quella di quest'estate è piaciuta a molti, però vi siete persi tante parti inedite con l'attrezzatura che mandava a fanculo praticamente. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate tanti like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Non perdo altro tempo e via con il video. Siamo piombati da 3 grammi e mezzo con lo shad giallo e lo mettiamo via e andiamo sull'altra scatolina a prendere testina da 2 grammi e ninfetta. Bene, puntiamo a fare la prima carpa della giornata, anche se non è enorme, ma pur sempre un inizio. Ok, il lancio non è male. Sono andato completamente fuori. No, l'aveva targhettato. Presa, prima carpa del giorno. Fa piegare sta cannina però, I cavedani no, però la carpettina sì, Vai. Vai. Rodino. Merda, mezzo l'erba no. Rischia di tagliare. No, non mi piace il rumore, non mi piace il rumore del filo. Non mi piace questo rumore. Vai. Ok, libero. Torcerato qualcosa sto mulinello di merda. Sì, ma va sempre il filo sotto la bobina. Devo sempre svitarla e mi fa perdere un bordello di tempo. Non tirare, no. Ha rotto. Colpa del mulinello di merda. Guarda, mi bastava fare un giro qua. Che mulinello di merda. Ragazzi, fidatevi, non compratelo. Se dovete perdere i pesci così mentre tirate su, non vale la pena. Sigh.
Capite perché questo video è una challenge? Perché questa attrezzatura, uno, non ti fa sentire i pesci, due, il mulinello fa andare sotto il filo, ti fa perdere i pesci, ti fa perdere tempo e perdi anche l'attrezzatura. Carpettuccia. No, gliel'ho tolto dalla bocca. Maledetta canna con pochissima sensibilità. Vediamo, ha aperto l'amo. E ha aperto l'amo, ragazzi, guardate. Basta un pesce per aprire l'amo. Una carpotta, neanche una grande. Quindi se le prendete, vi lamentate che perdete i pesci, non venite a lamentarmi a me. Oh, qua c'è una carpetta. Presa una dopo l'altra, incredibile. Cioè, ho appena fermato la ripresa per la precedente carpa, ne ho già fatto un'altra sempre sullo stesso punto. Via, guadino, dove sei? Cazzo, c'ho ancora la testina allargata, non l'ho chiusa. Aia, 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 potrebbe aprirmi del tutto la testina. Dai, 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 piano, 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 no, 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 che là mi spaventi tutte le carpe. Ok, vieni giù, bravo, no, metto giù, ha aperto la testina, cosa vi ho detto? Ha aperto la testina, si è slamato perché ha aperto la testina. Ok, ma mi ha affilato. Ok, e guardate. Ok, dai, riproviamoci. Sto facendo un po' di qua. Salire. Vedete, se non mi stivacca anche. Oh, c'è un cave d'anello qua sotto. Mi sa che cave d'anello c'è detto. C'è un ciabbo. Ci sono più ciab. Beh, in un posto del genere come fanno a non esserci cavedani? Belli, belli, belli. Perca, perca, perca. Oh, guarda. Prima comunque ho visto la carpa quella là che sta a galla. È ancora viva. Sì, sì. Tiri davanti. Adesso, adesso. È che sarà dura, tirarla su sul becco. È andata sotto. Dove è finita? Non ho neanche io fermo. Io sì, però boh, è scomparsa tipo sommergibile, invisibile ai radar. Ah, è qua. È enorme, cazzo. No, sono andata. Mangiata. Comunque le testine della capra l'hanno fatto proprio cagare. Madonna. Quali sono? Con una testina ho pescato e ogni carpa, ma parlo di carpetta da 1,5 kg, 2 al massimo, esagerando, si apriva l'amo. Sì, ma quelle piccole non le prendere mai. Avevo quelle da 2 grammi. Porca troia. Questo era un big perch. Porca troia, era un big perch. Vai. Was? Okay. No. I don't understand. Watching it end.